Di una Camera del Lavoro e abbiamo avuto l'idea di un convegno sulla situazione dei campi nomadi nell'anno del Giubileo e in quella circostanza ho conosciuto Carmen, abbiamo condiviso un pezzetto di percorso e diciamo che abbiamo lavorato anche per strutturare meglio questa antica sartoria. Poi l'ho persa di vista, anche io ho fatto altre cose e l'ho rincontrata in questa circostanza e mi sono sentita in questa circostanza che è appunto il progetto dell'unità delle donne, il progetto per ricordare il lavoro delle donne nei 150 anni di storia d'Italia. Ho voluto mettere dentro questo progetto, abbiamo voluto insieme alla dottoressa Petrollo, che anche lei ci crede ciecamente, questo evento, proprio perché per noi ricordare il lavoro delle donne in Italia vuol dire ricordare anche il lavoro delle donne rom. Carmen ci ha illustrato tutte le difficoltà che questa realtà produttiva ha avuto e continua ad avere. E noi però credo, Carmen, proprio per finire in maniera molto, molto bella, molto positiva, non avremmo 10 anni fa scommesso che stavamo qui in uno dei luoghi più belli e simbolici di Roma a sfilare con gli abiti dell'antica sartoria. Questa è una cosa, questa è una sorta di miracolo e io credo che dobbiamo vivere questo momento anche per e cercare di ricongiungere un po' tutte le sensibilità intorno a questo tema e potrebbe essere anche questo un modo per chiudere il progetto del lavoro delle donne nei 150 anni di storia d'Italia, ma anche per aprire una finestra per il futuro per queste ragazze e per il lavoro dell'antica sartoria. Io credo che deve essere questo il modo in cui con gioia dobbiamo vivere questo momento e chiudiamo velocemente anche perché le ragazze sono lì che stanno pronte per sfilare e prima di iniziare la sfilata Dale Zaccaria ci reciterà Canzone per un bambino zingaro. Buonasera a tutti. Io ringrazio Francesca, Cetta, Carmen, ringrazio le bellissime donne che sono laggiù, vicino a me c'è Serla e c'è Edward. Serla è praticamente è la madre di una ragazza che sfilerà. Io sono molto vicina all'antica sartoria Rom perché sto facendo un lavoro di scrittura insieme a loro, ma è più che altro un lavoro umano, quindi io vado spesso in antica sartoria Rom, vado spesso da Nadia e da Magdalena e niente, io leggo questa poesia che spero sì. Canzone per un bambino zingaro, e visto che c'è Edward credo che sia la cosa più bella. Questa poesia è stata tradotta sia in lingua bosniaca sia Magdalena l'ha tradotta in lingua romanesh, in lingua Rom e romanesh. Mi sbaglio sempre. E un'ultima cosa, voglio ringraziare tantissimo Carmen, perché Carmen per me è un esempio di quello che io definisco le donne migliori. Carmen, Francesca, Cetta, cioè di quelle donne che hanno un grosso coraggio e spero che quello che sta facendo Carmen possa essere esempio per tante altre donne, anche tanti altri uomini. Siamo noi bambini del mondo, siamo noi bambini zingari, le nostre mani sono piante, i nostri cuori sono un violino, nei prati, tra i cieli, nelle vette già povere dormono zingari, le margherite sono zingari, gli uccelli sono zingari, siamo noi bambini del mondo, siamo noi bambini zingari, portiamo il verde dei boschi, i nostri capelli sono d'acqua bagnata, suoniamo sui tetti con voci d'oro e camminiamo viaggiando, nudi sono i piedi dei bambini del mondo, nudi sono i piedi dei bambini zingari, siamo noi
Bambini del mondo, siamo noi bambini zingari. Le margherite sono zingari, gli uomini sono zingari. Grazie. E adesso un attimo di pazienza, le ragazze sono molto impazienti, lasciamo partire la musica, buona visione, buona sfilata dell'antica Sartoria Roma. Grazie a tutti.